Con noi il maestro Beppe Vessicchio. Buonasera maestro. Buonasera, vi sento lontani. Oh, ma noi siamo vicinissimi, lei è un uomo del sud, noi siamo a Messina. Buonasera, un applauso. Buonasera, un applauso. Buonasera, voi siete il luogo immaginario per eccellenza, lo Stretto. Ah sì, ma lei c'è mai stato qui su Messina? Certo. Conosce la nostra Messina, bella città? Sì. Eh? Conosce quindi la nostra bella città maestro? Assolutamente sì. Oh, io le faccio salutare subito il professor Tedo. Ciao Beppe. Ciao Massimo, ciao. Ciao, come stai? Bene, ma suonate in diretta? Suoniamo in diretta e abbiamo fatto Samba de Verão apposta per te. Grazie, grazie, grazie. È bellissimo questo fatto che suonate in diretta. Grazie, ci fa piacere. Oggi, ecco, lei rappresenta un po' quelle che sono intanto l'unico ambiente che è la musica, lo spettacolo, e poi fa parte ormai in pianta stabile di due trasmissioni storiche, ormai è il caso di dirlo. Uno, vabbè, è il Festival di Sanremo, l'altro è un programma che ha preso piede, che si è ormai radicato all'interno dello spettacolo e della musica italiana, che è il programma della De Filippi Amici. Due programmi che forse qualcuno li fa camminare sullo stesso binario. E il suo punto di vista qual è? C'è qualche differenza tra i due? Fatto sta che in ambedue i casi si sforna tanta buona musica, è il caso di dirlo. Beh, diciamo che il punto comune è il fatto che lanciano dei nuovi cantanti. Forse, a Sanremo ne vediamo anche di vecchissimi, ne vediamo di storici. La parte dei giovani si è ridotta tantissimo. Però il denominatore comune è la vetrina e l'occasione, no? che devo dire che in Italia manca in generale, perché per tanti anni abbiamo avuto solo e unicamente Sanremo. Adesso un po' il dilagare dei talent, però sono tutte opportunità in più che possiamo dare a chi vuole intraprendere questa carriera. Ecco, tra queste mi piace ricordare anche, a proposito della nostra città di Messina, una giovane artista molto molto brava che è Rita Comisi, che le ha seguito proprio in quegli Amici. Una grandissima artista che lei ricorderà sicuramente con grande piacere. Io saluto Rita, ne approfitto. No, Rita è assolutamente è un talento. Se ne accorse anche Ronan Keating, che mi pare che ha duettato con lei, l'ha voluta lui, non c'è stata nessuna operazione da parte della televisione nel favorire questo, è stato proprio lui a sceglierla tra le voci che aveva ascoltato. Ecco, certo, però ripercorrendo un po' le tappe di quell'edizione di Amici e di un po' tutte quelle che lei ha fatto, mi par di ricordare che negli anni si è andata avanti anche in maniera, come dire, c'è stato un crescendo dal punto di vista della promozione di questi giovani talenti. Una volta erano un po' più, cioè finiva lì in quel di Amici, negli ultimi anni invece sono stati sfornati anche diverse produzioni discografiche, sono cresciuti dei personaggi. È vero, la cosa che è cambiata poi in questi 10 anni, ma sotto gli occhi di tutti, è stato che si era partiti che c'era il teatro, c'era il musical, c'era la recitazione, e si tendeva a una multidisciplinarietà.
tentare di mettere insieme tutte le varie forme di comunicazione e infatti nei primi anni si è prodotto qualche cosa in tal senso, si fece Footloose, uno spettacolo che ha girato per più di 3 anni, un musical che riuniva un po' tutti quelli che partecipavano al programma. Poi in seguito si è mirato di più al rapporto con le case discografiche e al tentativo di creare un varco nel mercato discografico, e la cosa, interessando ovviamente anche le multinazionali e anche i produttori indipendenti, la cosa ha funzionato, perché poi i numeri hanno dato assolutamente ragione a Maria di tutto questo. A proposito dello stacco d'apertura, lo ha detto sì, anche Max, la sua la passione. La marcia d'Esculapio. No, c'era anche la marcia d'Esculapio. Hai sentito anche Esculapio. Certo. Che è la nostra sigla. No, dicevamo, a proposito della passione per la musica brasiliana, c'è un particolare che il buon Max ci raccontava, e quindi torniamo all'altra sua trasmissione dove ormai è presente da tanti anni, dove dirige l'orchestra da tanti anni, che è Sanremo, ed un incontro con Gal Costa nel 2008 che accompagnò Sergio Cammariere quell'anno. Esatto. E con Dedo, ecco, Dedo ci raccontava un aneddoto di quell'anno. Peppe, raccontavo quando ci siamo chiusi in camerino con Gal Costa. Accidenti. Che emozione, cose rare, ecco. Per sì, cui... spieghiamo che cosa abbiamo fatto in camerino, perché chi si mette all'ascolto ora... Allora, Peppe praticamente suonava la chitarra e suonavi dei brani napoletani, giusto? Sì, sì. No, è stato un momento indimenticabile, perché è un artista che ho sempre seguito, e ritrovarmela lì davanti e con un, devo dire, mai come questa volta un bellissimo ritardo, una cosa strepitosa, un ritardo sulle prove di 2 ore, e bisognava occupare queste 2 ore in qualche modo, e ho benedetto quelle 2 ore di ritardo. Ci siamo rintanati in uno spazio che ci siamo lì a volo ritagliati e abbiamo cantato e suonato con lei, e questa è stata una gioia enorme, ma soprattutto lo spirito con il quale lei partecipava a questa situazione, come devo dire, con un entusiasmo ragazzino, tra virgolette, che non è più una ragazzina. Peppe, noi ti terremmo qui almeno mezza giornata, però sappiamo che devi scappare. Purtroppo sì. Per cui ti lasciamo con questa, non so se lo sai, noi chiudiamo sempre le nostre interviste chiedendo all'ospite, sì, si dia una risposta senza farsi la domanda. Peppe Vessicchio, cosa chiede a Peppe Vessicchio? Cosa risponde? Che è bello lo Stretto di Messina. Buonasera e grazie al maestro. Ciao, Peppe Vessicchio. Ciao, grazie a voi. Ciao. Così. Seguita, t'ho fermata e t'ho baciata, eri piccola, 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 così m'hai stregato e t'ho creduto, l'hai voluto e t'ho sposata, eri piccola, 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 così. Folle amore che ripensa.
speziato, coccolato, latte burro e marmellato. Eri piccola, piccola, piccola. Svaporato, eri piccola, 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 così, e pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola. Differenze possiamo regalare a tutte le persone che soffrono, tutte le persone che vengono ritenute diverse, che non vengono accettate, questo brano che si chiama Duduk's Dream, cioè il sogno del Duduk, il nome di questo strumento che prende anima e sogna. Bene, allora preparati, così ci fate ascoltare questo pezzo. Sarai accompagnato dalla banda Mariù per un momento davvero molto rilassante. Fabio Sodano, accompagnato dalla banda Mariù. Mm-hmm.
Fabio Sodano, grazie. Questa settimana grazie. Si chiama Artisti allo Sbaraglio. Ci colleghiamo con il nostro corrispondente Dedus. Benvenuti a questo magnifico appuntamento con Artisti allo Sbaraglio, dove noi cercheremo di scoprire nuovi talenti e, perché no, far apprezzare di più i talenti già affermati, come nel caso del grande artista Plagio Antonacci. Se io... Plagio, come potrete sentire, se lei... è un artista unico nel suo genere. Se io... quasi raro. Se lei... un cantante dalla voce unica. Se io... dal timbro strabiliante. Se lei... dotato di tecnica impeccabile. Se io... ha cantato in tutto il mondo. Se... in America al Madison Square Garden. Ma se io, se lei, se io, se lei, se io, se lei, se io. Plagio Antonacci ha cantato anche in Cina, a Piazza Tieni a Me. Se io. E anche nelle baracche di Obama. Se lei. Ha vinto più volte il premio Punisher. Se io. E i Grammy Awards. Plagio Antonacci ha studiato canto a Parigi con Placido Dominico. Si può definire un artista completo, un artista a 90 gradi. Lo sentiremo anche a un assolo di chitarra. Plagio Antonacci ha studiato chitarra con Gigi Hendrix. Ha studiato chitarra con Eric Kleptomane. Sentite che assolo. Emozionante. Tecnica sopraffine. Plagio Antonacci è unico e lo ringraziamo per questo momento magico. È tutto per questa puntata di Artisti allo Sbaraglio. Inallegata la Gazzetta del Sud, 1000 km/h la banda Mariù. Chilometri al minuto, batte il mio cuore quando vedo solo te. Faccio miracoli per ore, se mi fai avere zappaione decolte. Presto mi dirai, non ne posso più. Sono 6 metri sopra il cielo, finché vorrai io resterò vicino a te. Stavo cercando una regina come te. Presto mi dirai, non ne posso più. Prendi un po' d'amore, un saccappello, ti porto al faro a innamorare o Malibu. Farò tutto quello che vorrai. Che meraviglia.
cielo, guardo le stelle e ci vedo solo te. Tenere labbra da baciare, fiori di campo, marzapane a Saint-Tropez. Presto mi dirai, senza te non vivo più. Ma prendi un po' d'amore, un sacco a pelo, ti porto al faro a dinnamare o Malibu. Sogni ti darò, libera il tuo cuore, ti farò volare, farò tutto quello che vorrai. Che meraviglia, il mondo ci sorride, la speranza che non muore mai. Se mi fai un sorriso, sono in paradiso, urlo come non ho fatto mai. Lasciati cullare dal mio dolce fare, caramelle e sogni ti darò. La banda Mariù con Mille chilometri al minuto, questo e altri successi. I personaggi immancabili all'interno del Banda Radio Show, il maestro giapponese Tosuku Nakakata. Buonasera, buonasera. Non si sforzi molto. Io devo dire da subito, caro maestro, che ormai è talmente gettonato e sta funzionando così tanto che pensi un po'. Durante la settimana c'era la fila fuori qui dall'auditorium della Gazzetta del Sud per tantissimi giovani e non solo che vogliono apprendere la famosissima tecnica del pua che ha spiegato la settimana scorsa. Buonasera, buonasera maestro Tosuku, da seconda lezione di tecnica pua. Guardi, c'era una fila fuori pazzesca, maestro. Tutti quanti potranno cantare qualunque opera lirica di maestro Tosuku con tecnica di pua. Famosissimo ormai, famosissimo. Io questa sera nuova composizione scritta con maestro urinava sui muri. Buonasera maestro, buonasera. Era il saluto del maestro. Nuova opera lirica con tecnica del pua. Prego. Se io fossi me ti trascinerei qui su questo letto, non ci penserei neanche per un po', ti farei di tutto, mi innamorerei come forse io non ho fatto ancora, ma non è così, noi saremo noi solo per un'ora. Scappa pua, scappa pua, dare il tempo mai di poter cambiare idea, non si può, non si può, non si può, e scivolarci tra le braccia e guardarci ancora in faccia, non si può, non si può, non si può, non si può. Un applauso al maestro, un applauso al maestro giapponese Tosuku Nakakata, grazie maestro, grazie, grazie, si è sforzato troppo in questo acuto finale, però Nakakata, come sempre Nakakata, Nakakata sì, sì. Non è il caso di dirlo perché è molto bravo e lo dimostra la fila delle persone qui fuori che vogliono apprendere la famosissima tecnica del pua.